cashmere è un materiale straordinario, è leggero, è morbido, è caldo, è fresco allo stesso tempo, trattiene il tuo calore all'interno del tuo corpo, quindi ti senti un po' avvolto in questa coperta calda che ti tiene, che ti fa sentire a tuo agio, ci stai bene dentro. È un materiale unico al mondo, sicuramente il più bello che esista. Ti vesti per il piacere di essere vestito, vuoi star bene con te stesso, non puoi vestirti solamente per coprirti, diventa un qualcosa di te stesso, una maglia, ce l'hai addosso, ce l'hai sul corpo, un po' come un orologio. La ricchezza del prodotto è dentro la maglia che tu compri, è nella parte intrinseca del prodotto. Questa è sempre stata un po' la nostra filosofia, di fare un qualche cosa che ti appartenga, che tu abbia il piacere di indossare. E questo rende probabilmente i capi fedeli un po' esclusivi, un po' particolari, forse diversi anche dagli altri. Fedeli nasce nel 1934 per opera di Luigi Fedeli, mio nonno. Dopo la guerra entra mio padre, che allora era un giovane, il quale si era appassionato della parte produttiva, quindi aveva cercato di capire da dove venivano le tecnologie più avanzate per quel periodo, e tutto è cominciato un po' grazie a quello che era la tecnologia degli inglesi, con queste macchine molto particolari, questi telai chiamati cosiddetti cotton, che erano i leader mondiali in quel momento. Noi siamo da sempre, anche in anni non sospetti, stati un prodotto diffuso in tutto il mondo. Non siamo mai stati legati solamente all'Italia, abbiamo varcato i nostri confini sin dagli anni 50, dagli anni 60. Quindi siamo stati un po', da questo punto di vista, dei precursori del portare il Made in Italy al di fuori dei confini italiani. Noi siamo molto maniacali e forse anche quasi esagerati nella ricerca della materia prima che sia la più bella, la migliore che ci possa essere. Quindi andiamo a cercarci tutti questi prodotti in giro per il mondo. Tutto ciò che è elite come qualità, noi andiamo a cercarcelo. Cashmere è una parola abbastanza di uso comune oggi, però il cashmere può essere di tanti tipi, dipende da dove viene, dipende dalle caratteristiche qualitative che ha. Noi compriamo il migliore come si arriva a definire che è il migliore? Si arriva attraverso una analisi del micronaggio, un'analisi della lunghezza della fibra, un'analisi di come le fibre vengono mischiate tra di loro. Cerchiamo assolutamente di trovare sempre il migliore, quindi con i nostri partner, che sono le filature che producono il cashmere per noi, cerchiamo assolutamente di ottenere il massimo della qualità. Poi vengono chiaramente lavorati da noi assolutamente sul suolo italiano. Noi produciamo 100% prodotto made in Italy. Il mondo chiede qualità, e la qualità non è facile da produrre al di fuori dell'Italia, e noi per questo motivo produciamo tutto in Italia. Il lusso ha sempre comunque sposato tutto ciò che è fatto a mano, per poter offrire ai nostri clienti dei capi esclusivi, fatti a mano, unici e irripetibili, se non con l'uso del handmade. Noi siamo produttori di quello che vendiamo, nasciamo quindi con un'anima produttiva. Ci sono persone che con le mani, in un modo artigianale, producono quello che noi vendiamo. Questo è fondamentale, lo è stato nel tempo e lo è ancora oggi. Noi siamo quello che siamo, fedeli
è quello che produce per un fatto filosofico e non lo cambieremo mai. Una fabbrica è come una casa, in una casa nasce tutta la storia di una famiglia, quindi è qui dentro che è nata la storia di Fedeli dall'inizio ad oggi. Noi siamo un po' una grande sartoria perché facciamo cose ancora molto in modo artigianale, abbiamo dei vari telai, ancora quelli che aveva comprato mio padre negli anni 60, che continuano a produrre egregiamente e fanno il loro lavoro nonostante il tempo, anche perché qualitativamente sono delle macchine straordinarie, stupende, hanno detto un po' dalla nostra anima, perché ci ha detto l'anima di mio padre, la mia e tutti quelli che ci hanno lavorato. Noi cerchiamo di trasmettere questo concetto di fabbrica ai nostri clienti, portandoli qui, ed è anche questo il motivo per cui abbiamo ristrutturato Casa Fedeli, l'abbiamo messa a posto, l'abbiamo resa accogliente per poter far vedere cosa noi siamo oggi e cosa siamo stati e cosa saremo in futuro. Questo lo puoi capire e percepire solamente se tu hai un qualche cosa da vedere. Noi una qualcosa da far vedere ce l'abbiamo. All'interno dell'azienda ci sono delle persone che possono dire di essere degli uomini prodotto, che quindi creano e generano quello che noi poi vendiamo attraverso la passione e attraverso il gusto che uno ha internamente. Non è solamente un fatto stilistico e basta. Quindi l'ufficio stile è l'anima di un'azienda. Senza lo stile tutto il resto va a morire, non può esistere. Milano nasce da un'intuizione geniale di Luigi Fedeli, mio nonno, 1946, Monte Napoleone bombardato dopo la guerra, e lui apre questo negozio che è diventato poi Bottega Storica, dato gli anni che esiste, un punto vendita importantissimo per la storia di Fedeli, perché è stato il modo per potersi presentare al mondo. Tutti ce lo invidio perché è in una posizione straordinaria, in quanto Monte Napoleone è forse la più bella vetrina al mondo per il mondo della moda, del fashion. Ottant'anni sono tanti, sono probabilmente patrimonio di pochi oggi nel mondo dell'abbigliamento, della maglieria, quindi noi ne siamo molto fieri, siamo molto orgogliosi di questa data. Possiamo celebrare quest'anno 2014, essendo partiti da lontano. 80 anni vuol dire poter avere una storia nel proprio DNA, nel proprio background che pochi hanno. Abbiamo un archivio storico che è impagabile, che ha un valore inestimabile, che noi abbiamo ma gli altri non hanno. Noi pensiamo che gli 80 anni che abbiamo alle spalle siano la forza per noi per andare avanti nel futuro. La capacità di rinnovarsi è un filo sottile che nasce da una solida tradizione. Dentro questa frase, secondo me, si racchiude tutta la filosofia di Fedeli. Se noi siamo riusciti a trasportare la nostra tradizione, la nostra storia, attraverso i vari momenti della vita di Fedeli, arrivando oggi ad avere un prodotto moderno, attuale, che viene richiesto dal mondo intero e sposa quello che è, secondo noi, la filosofia di vita che dovrebbe avere un uomo e una donna che indossa il nostro prodotto.